mattina in tutta Calabria non hanno rovali. E sto sicuro dice che l'ha presi in qualsiasi parte del mondo, trovati sentendo suonare a sti genere la tarantella, facete subito rode e abballati. Quindi non perdiamo più tempo, Sabrina Nataleddo, attaccate questo organetto e questo tamburello. Attaccate! Adesso abbassati un po'. Allora ragazzi, ciao. È da tanto che non ci sentiamo. Allora, oggi pensavo in macchina tra me e me, no? Che le tarantelle, la maggior parte delle tarantelle, hanno sempre, almeno quelle calabresi, hanno sempre uno sfondo osè, uno sfondo sexy, uno sfondo anche un pop porno, se vogliamo. Per esempio, io, cioè me le scrivo queste cose, non è che è tutto appuntato. Allora, per esempio, c'è una strana motivazione per la quale i femmine senza min non si possono maritare. I femmine senza min non si può maritare. Cioè, le donne senza seno grande non possono sposarsi. Questo dicono le tarantelle. E noi dobbiamo crederci perché, oh, in effetti, una femmina senza min. Va bene, poi c'era una tarantella che diceva, però abbassiamo qua, se no... Ecco qua, anzi, sì, zitto proprio. C'era una tarantella che diceva: oi cumare che avete su feco, permettete cacchiando su favo, non pensate che avilo nego, non pensate con vilo pago. Allora, cumare che avete questa pianta di fico, permettetemi di piantare la mia fava, non pensate che ve lo neghi, non pensate che non ve la paghi. Insomma, c'è una bella allusione. Oppure, vuoi comare che avete su feco, per ti ritupete state contenta, non ti pigliare i mali in gonia, se ti muzzica su, serpenti nuovi mesi d'agonia. Ti ritupiti sarebbe come la la la. Stati contenta, stai felice, non intristirti, non prendere malinconia. Se ti morde questo serpente, 9 mesi di agonia. Ed è chiara anche qui la metafora. Oppure, vabbè, c'è l'uccellino della comare, che già il nome è tutto un programma. Andiamo avanti. Ah, uno stornello più che altro, un coso che dice: avissi ma metà inventano pole, ci abbattavano i pecorori, ci abbattavano a gona, gona, ci abbattavano a dove, dice la figa di tua madre appesa ad un palo e sotto ci ballavano i pecorari, cioè quelli che pascolano le pecore, pecorari. E poi dice, ci ballavano sotto uno alla volta, due alla volta, tre alla volta, fino a che arriva a 8 volte, ci abbaggiavano a gotto a gotto, cioè a 8 pecorari per volta, diciamo. E poi alla fine dice, ah sì, mamma ti ha fatto una botta, ovvero la di tua madre ha fatto una botta, poverina, con 7 pecorari attorno, quindi questa è un'altra metafora. Oppure... essi fanno le minne di pezza per l'umena imbruglia, ma l'umena malandrino ti incomincia a pizzulia. Ovvero, si fanno le tette di pezza, quindi di stoffa, per ingannare gli uomini, sempre rivolto alle donne. Però l'uomo, dice, è malandrino e inizia a toccarti, quindi poi lo scopre, insomma. Questa è un'altra che era degna di nota. Poi che c'era più? Qua l'abbiamo detto. Ah, poi le varie metafore, insomma, il pene maschile, cioè il membro, il fallo, viene descritto con metafore tipo cetriolo, salsiccia, fava, sigaro, uzzacar, cetriolo, cetriolo sarebbe in calabrese, salsiccia, satiz, a fava, quindi la fava, oppure zecar, quindi sigaro, asso di bastoni, assi bastone, vaianeggia,
Pesid e basta, credo che poi ce ne... Cioè, no, basta no, perché ce ne saranno un sacco. Tipo, se vi state chiedendo cos'è la vaianeggia, sarebbero i fagiolini, che in effetti hanno quella forma. Quindi fava, pesid, vaianed, cetriolo, salsiccia, cetriolo. E insomma, nella tarantella calabrese c'è questa cosa di... questo chiodo fisso del sesso, diciamo, della cosa sexy, che... ci sta e fa molto ridere, infatti. Io quando sento le tarantelle io mi sciolo, cioè proprio... Sono un pezzo della nostra storia di noi calabresi, della nostra di noi. Ragazzi, questo, cosa ne pensate delle tarantelle e di queste allusioni al sesso, eccetera, eccetera? Scrivete un commento, fate qualcosa, mandatemi video di tarantelle che vi piacciono un sacco. Questo era il clippino di oggi. Non ci vedevamo da un mese, forse. Colgo l'occasione, 11-11-2011, nessuna sciagura fino adesso, come dicevano i TG. Colgo l'occasione per fare gli auguri al mio bisnonno che compie, il signor Giovanni Rimoli, che compie 104 anni di Terranova da Sipari. Auguri, nonno! E vi lascio con una tarantella. Se parte.